Ironico, non è vero? Che questo marchio odioso inciso su di me dalla troupe Gramari mi avrebbe riportato sotto i riflettori ancora una volta. Strani sono. Strano è la trama karmica di fronte a me. Se il testimone è il vero misterio, allora chi è la vittima che è morta sul palco dello spettacolo? Era solo un fan. L'ho incontrato in uno dei miei programmi molti anni fa. Ha detto che era diventato un mago per via dell'ammirazione che provava per il grande Mysterious. In confidenza gli ho detto la mia vera identità e gli ho lasciato prendere il mio mantello. E quando è che questo uomo ha preso la sua identità? Circa 2 anni fa. Gli ho insegnato i miei trucchi e ho anche interpretato il ruolo del suo produttore. Per cui un giovane apprendista, un non professionista è diventato un incredibile mago popolare dall'oggi al domani. Cortesia della mia magia sul palco che chiamiamo televisione. Spero che abbiate gradito il mio show. Lei ci ha ingannati tutti quanti. Signor Retins, oppure dovrei dire signor Mysterious. Nel suo odio per la nella troupe Gramari ha ucciso la vittima, il signor Mystery. E ha incastrato la signorina Bright per prendersi la colpa, non è vero? L'ho fatto soltanto per insozzare il nome della troupe Gramari. Non ho idea di che cosa stia parlando. Sì, ho fatto lo scherzo. Tutto ciò è vero. Ma era un semplice scherzo innocente nei confronti di Trussi, glielo assicuro. Sì. Eppure è venuto a sapere del nostro piano e l'ha utilizzato per commettere un omicidio. Questo è a prova di quanto siano forti gli intenti criminali che corrono nel sangue dei Gramari. Obiezione! Ma se era un piano segreto che davvero poche persone potevano scoprire, potevano sapere, non potrebbe essere stato lei a usarlo per compiere un omicidio? La sua testa! Sto scherzando. Che diavolo è stato? Ascolta le mie parole, avvocato. Perché ho paura che il tuo attaccamento alla realtà si stia vacillando. Credo di averti detto che la mia magia è reale. E ciò comporta nessun trucco e nessun inganno. Basta con questa ambiguità. Perché non cerca di arrivare al punto piuttosto? Il mio alibi è chiaro come sempre. Non è d'accordo, procuratore Sadmaddin? Sì, immagino che tutto ciò sia corretto. Il testimone ha un alibi molto solido. Cosa? Si ricorda, avvocato, che nel momento del trucco dello spettacolo di magia il signor Retins era la Take-Two TV? Un fatto che molte persone possono confermare. Ah, è vero. Me ne ero dimenticato. Quindi, che cosa ne pensa, vostro onore? Vorrebbe che testimoniassi sulla faccenda? Sì, penso sia meglio. La prego di dire alla corte di più sul suo alibi. Molto bene, allora. Avanti con lo spettacolo. Stai guardando, Magnifique Gramari? Questo è il momento in cui finalmente... è il momento finalmente in cui la magia... the time has finally come... Ah, il momento è giunto per la mia magia di...
Sì, di abbandonare, di rovinare quel tuo prezioso pedigree. La stirpe dei Grameri non esisterà mai più. Zan, ho notato ora che la tua voce sarebbe da Dio sul procuratore. Oh, grazie, Tommaso. Era la stazione TV per tutto il tempo della performance. Ero impegnato a lavorare a un altro programma TV. Non avevo tempo da dedicare allo spettacolo di magia. Chiedete pure al mio staff se dubitate della mia testimonianza. Ed ecco qui. Un alibi semplice e perfetto. Nessun trucco, nessun inganno, solo la verità. Adesso hai capito? Non sono andato a teatro finché non era già avvenuto l'incidente. Quindi come potrei aver commesso io l'omicidio? Il suo staff ha detto che era lì alla stazione. Quindi di sicuro sembra un alibi a prova di bomba. Ma non può essere corretto. Se il signor Retins era l'assassino, doveva essere a teatro. Ci deve essere un buco da qualche parte nella sua storia. Ti assicuro che non ci sono buchi sul palco di Mysterious. Nessun trucco, nessun inganno. La vera magia non ha bisogno di botole o vie di fuga. Quindi goditi il mio show nella sua interezza. E il mio vero alibi. Un attimo! Ma lei è venuto a teatro eventualmente, non è così? È vero. Ansioso di vedere come stava procedendo lo show, sono andato a teatro. Vediamo. Il mio percorso mi ha richiesto più o meno 10 minuti in macchina. Potrebbe essere riuscito. Potrebbe essere riuscito in quei 10 minuti ad arrivare in teatro e uccidere la vittima. Oh, permettimi di. Permettimi di darmi. Dammi una chance di leggerti nel pensiero. Ah! Potrei essere riuscito ad arrivare in teatro durante quei 10 minuti a uccidere la vittima? Ah, ma come? Ma no, ho preso un taxi. L'autista può testimoniarlo. Sentiti libero di telefonare alla compagnia dei taxi, se la mia parola non ti soddisfa. L'autista è un grande fan di Rating Rage, gli ho anche dato il mio biglietto da visita. Dato all'autista il suo biglietto da visita. Molto sveglio da parte sua. Puoi anche arrenderti, ragazzo. Mettere in dubbio la mia vera magia è soltanto un tentativo sciocco. Oltretutto, sai molto bene quello che stavo facendo durante l'incidente. Fatemi dare un'occhiata qui. Dobbiamo ancora controinterrogare un paio di volte. Dobbiamo fare applicare pressione. Non abbiamo niente che ci porti da qualche parte. Oppure questa è una di quelle situazioni in cui veramente non puoi dire niente. Zan, puoi giocare anche i casi di LC? Non lo so, Lucaten, sono molto faticosi i Phoenix Wright da portare in live. Cioè, tradurre e interpretare tutto per ore è pesante. Proviamo ad arrivare fino in fondo. L'alibi perfetto, eh? Non siamo messi bene, Apollo.
Nkorbu, grazie per il subscribe. Benvenuto tra i membri dello Squadrone della Morte. Non riesco a trovare un'apertura da nessuna parte. Ci deve essere un qualche trucco dietro. Sono sicuro che c'è una botta da qualche parte. Ok, non è quella la situazione. Un attimo. Che cos'era quest'altro spettacolo di cui su cui stava lavorando? Singhiozzo no, È il mio progetto speciale, sa? Ah, un momento. Forse questo è più appropriato. È una speciale produzione di Rating Grecia. Sì, hang loose, baby. È chiamata Regenerazione Desperation Rigenerazione Disperazione. Ha cambiato personaggio solo per poterlo dire? Di che cosa parla questo show? Washed up has been singer and comedians get together and play musical chairs. Ah sì, tipo ex cantanti e comici che si riuniscono per fare il gioco della sedia. Sì, quello lì dove mettono la musica, tu giri intorno alle sedie, quando la musica si ferma e tu ti devi sedere. E il vincitore del gioco al vincitore del gioco viene data una seconda chance nella sua carriera. Un premio senza prezzo per qualcuno che si è svenduto, che ha fallito troppo presto nella vita. Sembra figo, vero? Potrei suggerirle di apparire in questo show, signor Justice, come ex avvocato che tendeva a fare dei ridicoli bluff in aula e che è caduto molto tristemente nell'oscurità. E lasciare che Rating Grecia produca il mio debutto TV, ma in tutta la mia vita. Beh, hai delle belle reazioni, chi lo sa? Forse la TV è davvero la tua vera vocazione. Ehi, da che parte stai? In ogni caso, ero troppo impegnato a tenere d'occhio la produzione di questo programma durante la performance al Penrose. Un attimo! Come sappiamo che i membri dello staff non sono in combutta con lei? Faccio del mio... Il mio business è lavorare da solo. Quindi la mia magia... La mia magia non ha bisogno e non vuole assistenti. Dopotutto, uno di loro potrebbe rivelare i segreti dietro la mia magia, non è vero? Quindi non si fida di nessuno, È completamente l'opposto di Trusi. C'erano molte persone nello studio e nel pubblico che hanno visto e che possono testimoniarlo. Anche se fosse stato in grado di persuadere il suo stesso staff, non potrebbe essere stato in grado di convincere così tanti sconosciuti allo stesso momento. Beh, di certo ha un alibi veramente solido. Già. È come se fosse troppo perfetto, no? Ti è stato rivelato tutto? Un attimo! Ho capito! Lei ha un fratello! Un fratello che le somiglia in tutto e per tutto, magari? Ancora con il business dei gemelli? Pensi che il pubblico si lascerebbe convincere se tu usassi un trucchetto come quello due volte di fila? Se non credi in lei, avvocato, perché non indaghi lei stesso? Magari sono sicuro che i suoi sforzi potrebbero dimostrare che sono completamente senza scopo. Già, immagino che la teoria dei gemelli sia un po' campata per aria. Ciao, procione, vai! Il suo alibi è veramente... A prova stagna, sì, tipo... Mi sto grattando il tunnel carpale. Credo che abbiamo sentito abbastanza. Per quanto io credo che il testimone sia, in effetti... che abbia in effetti del risentimento nei confronti dell'imputata... Non c'è motivo di dubitare che fosse alla stazione TV nel momento dell'incidente.
Già. I fatti dimostrano che era impossibile per il testimone essere coinvolto in questo crimine. Questi ultimi riti per la vittima sono stati trascinati fin troppo a lungo. L'anima della vittima stessa è così annoiata del riposare sulla testa di vostro onore. Ah no, è così annoiata che sta riposando sulla testa di vostro onore. Davvero? Il tempo è giunto. Puniamo il peccatore e guidiamo l'anima della vittima nel reame del crepuscolo. Apollo, tu si verrà sbattuto in prigione? E noi perderemo il lavoro! Ma se riesci a catturare dei bei pesci, riusciresti a vendermeli a buon prezzo? Te l'ho detto, non ho assolutamente alcuna intenzione di andare a lavorare su un peschereccio per tonni. Pensa, Justice. Devi riuscire a capire. Non ce la faccio. Non riesco a trovare una singola debolezza. Che cosa faccio? Oh, attenzione. Ammirate. Osserva. Il mio spettacolo di magia senza fine. Venite ad ammirare lo spettacolo ispiratorio del grande Mysterious. E rimanete per la mia grande illusione fino alla fine del tempo. Aspetta, ha per caso detto che siamo ancora intrappolati in una sorta di sua illusione? Questo che fanno i maghi professionisti. Fanno vedere al pubblico qualcosa che non c'è davvero. In altre parole, ci fai vedere delle illusioni, giusto? Le chiamiamo misdirections, come l'avevo tradotto? Deviazioni. Mentre ti teniamo impegnato a credere una cosa, noi siamo impegnati a fare succederne un'altra. Quello che diciamo è che non c'è davvero, e quello che diciamo che non c'è, c'è davvero. Depistaggi, grazie Black PewDie. Che possa essere... Sa una cosa, signor Retins. Immagino che siamo stati effettivamente spettatori di una grande illusione che ha preparato per noi. Un'illusione che si è rivelata... della Subliturn... Ah, che ha capovolto la nostra attenzione nei confronti di ciò che lei voleva farci vedere. Di che cosa diavolo stai parlando, bello? Se hai capito qualcosa, Apollo? Mi sono appena ricordato di una cosa che ci ha detto Trusi. I depistaggi. Quello che dice un mago non è vero. E ciò che non dice è vero. Cioè, quello che... sì. Questo. Se noi fossimo stati spettatori di un grande trucco di magia del signor Retins, probabilmente ci ha fatto vedere una cosa che in realtà non c'è. È il momento di ripensare a tutte quante le mie ipotesi su questo caso. Quello che ci è stato fatto credere che ci fosse, e in realtà non c'era. Quello che dovevamo prendere come fatti assoluti di questo caso. Se riconsidero la validità di tutte queste cose, forse allora... Atena. C'è qualcosa di... uncanny. Uncanny sarebbe insuperabile, ma c'è qualcosa di strano riguardo a questo caso. Ok, e sarebbe? L'alibi di Retins. È troppo perfetto. È vero. Sembra impossibile da spezzare. Non importa quanto ci proviamo. Ma forse è quello il trucco. Forse è esattamente quello che vuole che noi crediamo. Non ti seguo.
non stiamo facendo alcun passo avanti perché siamo troppo concentrati nello spezzare il suo alibi. Oh, penso di aver capito. Stai dicendo che ci sta depistando, giusto? È assolutamente una possibilità. La difesa vorrebbe per favore condividere con tutti quanti ciò di cui state discutendo. Vostro onore, mi bevo un succhino e poi arrivo da lei. Crediamo che c'è bisogno di riconsiderare alcune cose su certe ipotesi. E se lo facciamo potremo finalmente giungere alla verità. Anzi, penso che potremo finalmente vedere chi si nasconde dietro le quinte. Giusto per dire. E quali sarebbero queste determinate ipotesi di cui sta parlando? Questa è la ipotesi chiave che stiamo dando per scontato per tutto questo tempo. Boy. Sì, mo salvo. L'unica cosa che stiamo dando per scontato da tutto quanto il coso di certo non è la colpa sua, che è colpa sua. La scena del crimine per forza è quella. Quindi è il colpevole era sulla scena del delitto. Però se il colpevole, cioè, quindi diciamo non è stato Roger Ratings a ucciderlo, no, non ha senso. A meno che per scena del crimine non si intenda la bara. Cioè, se stiamo dando per scontato che appunto è la scena del crimine è la bara, allora sì, è la scena del crimine. Ma secondo me è che il colpevole fosse sul palco, perché la scena del crimine... Sì, alla fine sono molto simili queste. No, ma il colpevole non era sul palco, è la scena del crimine. On stage vuol dire sul palco, non in teatro. La scena del crimine non era il teatro, ma la stazione TV. Se il signor Ratings ha portato il corpo della vittima al teatro dopo i fatti. Obiezione. Sciocco avvocato. Se fosse vero, allora che cosa mi dice del corpo che abbiamo visto durante lo spettacolo? Non sa che è scortese chiedere di spiegare un trucco di magia al procuratore Sadmaddi? Lei non sa che è scortese? Ah no, vedi? Ah no, avevamo ragione noi. Cioè, no, allora era il colpevole, era sul palco. E se il colpevole fosse stato da qualche altra parte rispetto al teatro durante il tempo della scena del crimine? Se ci fosse stato un altro modo per commettere l'omicidio senza essere effettivamente lì? Se fosse questo il caso, allora l'alibi perfetto del signor Ratings diventerebbe irrilevante. Obiezione. Come potrebbe una persona accoltellarne un'altra a morte con una spada senza essere fisicamente lì? Oltretutto abbiamo visto l'ombra del colpevole nelle riprese. Obiezione! Ma non possiamo semplicemente presumere che l'ombra non appartenga al colpevole? Beh, se non è del colpevole, allora a chi appartiene? Non sono sicuro al 100%, ma sono quasi sicuro di essere sul giusto percorso. Abbiamo visto qualcosa che assomiglia like this shadow. Ah, abbiamo già visto qualcosa che ha quella quell'ombra prima, vostro onore. Durante il trucco di magia stesso. Sì, è coso. È signor Cappello. Beh, se questo è il caso la prego di indicare sulle riprese
Chi dovrebbe essere? Questo è ciò che sembrava, che assomigliava alla figura ombrosa del colpevole. Stop. Ecco! Signor Justice, come può anche soltanto lontanamente assomigliare a quest'ombra a quest'ombra? Beh, penso che somigliasse un casino, non lo pensa anche lei? Ah, non è cosa. Allora è per forza il. Ricarichiamo, abbiamo perso troppe. Sì. Ah, io pensavo fosse il signor Cappello. E allora è per forza il corpo della vittima. Però il corpo della vittima non viene mai inquadrato, se non sbaglio. Sarà l'ombra di Mr. Cappello. Ecco! Sì, musica andata, corretto. Quest'ombra non assomiglia in maniera sospetta. Non assomiglia alla figura ombrosa sospetta? Ora che mi ci fa pensare, è così, non è vero? Signorina Bright, puoi identificare quest'ombra per la corte? Vediamo. Credo sia l'ombra del signor Cappello. È di quando viene tirato su dall'argano su per la catwalk tramite un cavo. Quindi quest'ombra potrebbe essere. Quindi. Could the shadow that's shown later in the footage? Quindi quest'ombra che si è vista potrebbe essere la stessa che si vede più tardi nelle riprese? Cioè che possa essere sempre il signor Cappello? No, non è possibile. Dopotutto. Dopo che il signor Cappello è stato tirato su per la catwalk, è rimasto lassù. In altre parole, questa seconda ombra è. Is from. È di qualche altra persona che è stata tirata su. Qualche altra persona? Ho paura che deve essere più specifico di così, signor Justice. Ha ragione. Ce l'abbiamo fatta fino adesso. Devo soltanto capire dagli indizi che abbiamo. Ecco! Se consideriamo ciò che è successo sul palco la prima volta, c'è soltanto una risposta. L'ombra apparteneva al falso Mysterious. In altre parole, al signor Man of Mystery. Mystery. La vittima? La prego di dare un'occhiata allo script dello scherzo. Il signor Mystery. Doveva fare finta di essere morto e poi avrebbe volato in giro subito dopo. Non è così, signor Retins? Sì, è così. E allora? Intendo dire che è esattamente ciò che è successo. La vittima stava portando un moschettone intorno alla sua vita. Molto probabilmente era attaccato a un cavo da stuntman che lo doveva sollevare per aria. Quindi lei sta suggerendo che, dopo aver fatto finta di essere morto all'interno della bara, la vittima si sarebbe messa a volare per aria proprio come indica il copione? Esattamente.
Semplicemente non potevamo vederlo volare per aria per via della scenografia del dragone che ostruiva la nostra visuale. E con questo ultimo trucco, signore e signori, questo è il vero piste de resistance dello spettacolo assassino di magia del colpevole. Ah, come suda freddo il bastardo. Non dirmi che hai capito tutto quanto. Sì, penso di sì. Se riusciamo a vedere oltre l'ultimo depistaggio del signor Retins, dovremo finalmente riuscire a vedere la verità. La vittima deve essere stata tirata su sulla catwalk, proprio come il signor Cappello. E colpire il materasso che c'era là sopra, con molta forza. Devo soltanto capire che cos'altro è successo una volta lassù. È pronto a elaborare, signor Justice? Sì, vostro onore, sono pronto. In questo caso la prego di rispondere a questa domanda. Perché il colpevole ha fatto volare la vittima su per aria in quel modo? Per ucciderlo. Quindi, perché il colpevole ha fatto volare la vittima lassù subito dopo essere comparso da fuori la bara? E come ha fatto la vittima effettivamente a morire? Quando stava soltanto fingendo di essere morto nella bara? Se possiamo dare una risposta a queste due domande. Ah no. Ah, se riusciamo a capire come queste due domande sono collegate, troveremo di sicuro la risposta. Potrebbe essere. Il signor Mystery must have thought he was still. Ah, il signor Mystery deve avere pensato che faceva ancora parte dello scherzo quando è comparso sul palco. E probabilmente non sospettava che sarebbe stato. Probabilmente non sospettava nulla nel momento in cui è stato sollevato per aria. Dopo che la signorina Bright è stata chiamata dietro le quinte e il pezzo di scenografia è caduto. Ma il colpevole aveva già pianificato la vera alma del delitto in un materasso su per la catwalk. E probabilmente era un coltello o una lama di qualche sorta. Cosa? Intendi dire? Sì, era davvero una magia di omicidio. Proprio come il copione dello scherzo dice, il signor Mystery sarebbe stato sollevato per aria. E dritto. Dritto nella lama che era presente sulla catwalk. In altre parole, questo omicidio è stato commesso remotamente, cioè da lontano, tramite l'uso di un trucco di magia. Cosa? Ma, a distanza? Usando questo metodo, non sarebbe stato importante dove si sarebbe trovato il signor Retins nel momento della morte. Ma come ha fatto a funzionare, signor Justice? Subito prima che avvenisse l'omicidio, la scenografia del drago era su nella catwalk. Ah, quella scenografia e il signor Mystery erano collegati tramite un cavo. Portando avanti il suo piano, Betty ha fatto cadere la scenografia. Il che ha causato l'ascesa velocissima del signor Mystery. Dritto contro la lama che era piantata nel materasso. Il materasso era abbastanza in alto per essere nascosto dal punto di vista del pubblico, e quindi nessuno ha visto la lama. Oh! Quindi
The Big Gash in Mr. Redscape. Sì, quel taglio che c'era nel mantello del signor Cappello. La lama deve has been set up over head sometime. Ah, la lama deve essere stata piazzata lì un po' prima dello spettacolo di magia. Il signor Cappello deve essere rimasto tagliato anche lui quando è stato tirato su verso il cuscino, verso il materasso. Un attimo! Ah no, un attimo! Non riesco a crederci. Non avevo idea. Mi era stato detto che Trusy sarebbe impazzita se avessi fatto cadere... Would freak out. Ah, mi avevano detto che Trusy sarebbe impazzita se avessi fatto cadere la scenografia. È l'unico motivo per cui l'ho fatto. È stata usata, signorina Betty. Roger Ratings l'ha usata. Io pensavo fosse soltanto il mio piccolo pupazzetto da governare, ma è stato il contrario. Dopo che è avvenuto l'incidente, il signor Ratings è arrivato a teatro. Ha recuperato l'arma del delitto e l'ha scambiata con quella di gomma e ha scambiato la spada di gomma con quella insanguinata d'acciaio. Ed è anche in quel momento che ha abbassato il corpo della vittima sopra il palco. Ma quando ha avuto il tempo di farlo? Quando la scenografia è caduta, il pubblico è stato evacuato dall'edificio. È stato in grado di fare tutte quelle cose subito dopo il fatto perché non c'era nessuno in giro. Un assassino, un omicidio orribile, camuffato da uno spettacolare trucco di magia. Questo sembra il tipo di omicidio che soltanto un mago potrebbe compiere. Finché lo spettacolo è andato avanti come era scritto nel copione, il signor Mystery era condannato a morire. È per questo che è stato lei, signor Ratings, a uccidere la vittima. Tutto quanto mentre lei era nella stazione TV. Il copione dello scherzo, dovrei dire dell'omicidio, dimostra il suo intento omicida. Gramari! Satsura! Tecnica della moltiplicazione del corpo. Giugume non conosco chi è. Barakoji, paipo, shuringano, gurindano, pompucraino, chonuk meno choske. Ora basta. Tu ignorante, imbecille, putrido peperone rosso. Non può davvero essere questo. Ah, no, non può davvero avere un'obiezione a quello che ho detto. Talk about not... Proprio tornando sul discorso del non sapere quando abbandonare e andare avanti. Ha qualcosa da controbattere, procuratore Sadmaddi? Non è stata ritrovata nessuna lama nella catwalk. Il che significa che non ha prove a supportare la sua teoria. Ma il signor Ratings l'ha recuperata subito dopo il fattaccio. Il che ci lascia... con nessun modo di dimostrare la sua fantasiosa teoria dell'omicidio a distanza. Ma senza prova non rende tutto più sensato per crederci. Senza prova non renderebbe molto più sensato credere che l'omicidio è stato commesso lì sul palco? Che è lì che è stata ritrovata la spada insanguinata. È lì che è stata ritrovata la spada insanguinata, dopo tutto. Beh, questo è un ottimo punto. E l'unica persona che potrebbe avere commesso l'omicidio e che era sul palco era Trusy Wright, che rimane il primo sospettato. Sembrerebbe che ciò che lei chiama verità non è nient'altro che un piccolo trucco di chiacchiere. Alla fine, lei non ha fatto niente per dimostrare l'innocenza dell'accusata. È tempo di abbandonare e lasciar... di arrendersi e andare avanti. Oh,
Lo vedi tutto ciò, magnifica Marie? La mia magia è la punizione più adatta per tuo nipote. Il nome di Gramari è spacciato. Apollo! Dobbiamo colpire con un colpo una prova decisiva adesso. Lo so. È proprio quello che stavo pensando. Signor Justice, lei ha o non ha qualcosa per dimostrare che il testimone ha commesso questo omicidio a distanza di proposito? Che lei propone. Ma certo che sì, vostro onore. Tutto questo incidente è stato perpetuato seguendo il copione. Già. Quindi teoricamente non ci dovrebbe essere nessuna prova per noi da trovare o usare. Il che significa che la nostra migliore scommessa è vedere se c'è qualcosa che è successo non presente nel copione. La scenografia che è caduta. Ci deve essere qualcosa che il signor Retins non poteva prevedere. E una volta che la trovo, una volta trovata, sarà così che esporrò il suo trucco assassino. Si prepari, signor Retins, perché sto per rivelare il segreto della sua magia. Non ci sono trucchi o inganni qui. C'è soltanto della buona e vecchia logica. Wow! Finché la magia è andata avanti come da copione, l'omicidio sarebbe avvenuto senza nessun tipo di errore. Tutto, in questo caso, era stato pianificato con cura in modo che nessuna prova sarebbe stata lasciata alle spalle. Eppure, una cosa definitivamente non era nei piani. Quale parte del trucco di magia non faceva parte dello script originale? Bonnie non ha... Non... Qual era l'errore di... No, l'errore di Bonnie chi se ne frega? Allora, nel copione non è presente il fatto che cada il... che cada il pezzo. Vedi? Non c'è scritto. Quindi mi verrebbe da dire quello. Ma qual era l'errore di Bonnie? Era quello di avere spostato la botola dalla parte sbagliata. Però quello è andato secondo i piani. No, è set piece falling. No, non può essere. È stato uno shock che sia caduto il pezzo. Ma non c'è scritto! Ma faceva parte dello scherzo. E allora era il trucco di Bonnie. Era l'unica cosa che non era presente. Bonnie ha fatto un errore. Bonnie ha fatto un errore durante il trucco di fuga di Trusi. Che errore ha fatto Bonnie durante il trucco? Misdirect Positioning. Il signor Cappello era messo nel posto sbagliato. A causa della malposizione del signor Cappello per colpa di Bonnie, alla destra della bara invece che a sinistra, Trusi ha dovuto ricomparire sul lato della bara opposto a quello in cui era presente nel copione. Ma il colpevole non sapeva che sarebbe non poteva saperlo finché non è arrivato a teatro. Il che significa che era legato a he was bound to make a slip up when tempered with sì, che era obbligato a improvvisare quando è arrivato sulla scena del crimine. Sì, tamponare gli errori. Quale parte della copertura del colpevole ha cercato was affected by Trusi news position? Sì, il sangue nella bara, sti cazzi. The edited show footage. Non era il sangue sulla bara perché quello è indifferente. Le dita sulla bara non è che le ha dovute... Credo sia appunto lo show footage.
No? No, 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 no. La discrepanza tra i due video è stata dimostrata, è stata editata, ma non aveva niente a che fare col positioning di Trucy. Allora erano le cose, le impronte. No, il Blood in the Coffin Hole. Per forza. Sì. Il sangue era dal lato sbagliato della bara. A pensare che Trucy sia comparsa dal lato sinistro. Il colpevole deve essere stato costretto a mettere sangue sul lato sinistro. Ma il sangue è stato scoperto nel buco destro durante le indagini della polizia. Se il killer avesse originariamente messo il sangue sul lato sinistro, questo significa che deve avere contaminato la scena del crimine un'altra volta dopo questa linea di eventi. Per rendere la scena del crimine consistente con i fatti, il colpevole deve avere scambiato i lati del. Ah, certo! Così corrispondono le mani del colpevole, cioè della vittima. Adesso hanno un senso. Il colpevole ha scambiato i lati delle bare. Esatto! Il lato sinistro e il lato destro della bara sono intercambiabili. Il colpevole deve aver scambiato i due pannelli per far sì che la macchia di sangue corrispondesse con i fatti. Ma lo scambio ha anche dato origine a qualcosa di innaturale. Mi ricordo adesso. C'era qualcosa di innaturale riguardo alla bara. Ed è proprio la prova che mi serviva. Mi dispiace, signor Retins. Ma ho una prova conclusiva che dimostra la sua colpevolezza. Un altro bluff, non è così? Non c'è modo che tu abbia qualcosa di simile. La mia magia è vera. Obiezione! No, ci sono trucchi e inganni. È soltanto un'altra illusione. Cosa? Dopo l'omicidio, lei ha scambiato il lato sinistro e il lato destro della bara, non è vero? E per via di questo, lei si è lasciato dietro un qualcosa di molto innaturale che è per noi da trovare. Tutto ciò dimostra che Roger Retins ha contaminato la scena del crimine dopo l'avvento del. Dopo l'omicidio. Sono qui, no? On the side panels. Mysterious. Questo. Ecco! Le impronte digitali. Cosa c'entrano? Che cosa hanno di innaturale queste impronte digitali? Diamo un'occhiata alle impronte che la vittima si è lasciata alle spalle all'interno della bara. Vediamo, vogliamo? Se la vittima era rivolta verso il pubblico all'interno della bara, le sue impronte sarebbero state in questo modo. Però quello che abbiamo trovato era che erano rivolte nella direzione opposta. È abbastanza innaturale per delle impronte digitali essere in questo modo, non siete d'accordo? Beh, è strano, non è così? Ma come mai sono in questo modo? Sono in questo modo perché il colpevole pensava che lo spettacolo sarebbe andato avanti seguendo il suo copione. Il colpevole pensava che il signor Cappello sarebbe stato nel lato sinistro della bara. E che la signorina Bright sarebbe comparsa al lato sinistro della bara. E poi ha presunto che avrebbe infilato la sua spada nel lato sinistro della bara. È per questo che ha dovuto poi. È per questo che ha preventivamente messo del sangue sul buco a sinistra. Quando ha cercato di coprire l'omicidio, di coprire il suo crimine. Ma qualche tempo dopo aver lasciato la macchia di sangue, il colpevole deve aver realizzato il suo errore. Ha scoperto che, per via di un errore di Bonnie, il signor Cappello era al lato destro della bara. E nonostante il copione, la signorina Bright aveva infilato la sua spada nel buco a destra. In breve, il buco con il sangue
era dal lato opposto a quello usato da Trusi. Per far sì che la macchia di sangue corrispondesse con i fatti, ha dovuto contaminare la scena del crimine ancora una volta. E quindi ha cercato di coprire le sue tracce scambiando il lato destro e il lato sinistro della bara. Oh! E quindi è per questo che le impronte all'interno della bara sono al contrario. Per via... visto che il colpevole ha scambiato i due lati della bara... le impronte digitali erano rivolte nella direzione opposta. Ma invece di procurarsi tutto questo disturbo con quei pannelli, perché il colpevole non ha semplicemente ripulito il sangue e rifarlo dall'altra parte? Ho paura che non avrebbe funzionato, vostro onore. Perché per via di un qualcosa chiamato testa Luminol. Ah, ma certo, il Luminol! Quasi mi dimenticavo. Il Luminol può rivelare le tracce di sangue anche se vengono lavate via, giusto? Esattamente. Ripulire il sangue avrebbe soltanto ci avrebbe soltanto dato un'altra prova della sua contaminazione. Che ne dice, signor Retins? Ho fatto un buon lavoro a scoprire il suo trucco, non è vero? Obiezione! Trusty Wright avrebbe potuto fare la stessa cosa altrettanto facilmente. Non ha alcuna prova che il testimone è colui che ha contaminato la scena del crimine. Obiezione! Ma io ho la prova. Cosa? Una persona che era nello spettacolo di magia non avrebbe mai fatto un errore. L'errore di mettere il sangue dal lato sbagliato. Tantomeno la signorina Wright, che di certo si sarebbe ricordata che era dall'altro posto, nell'altro punto. Oh, ma ha assolutamente ragione. Tu impudente. Sono sicuro che lei ormai lo abbia capito, procuratore Sadmaddi. Che le sue dichiarazioni nei confronti... Che la sua dichiarazione di colpevolezza nei confronti della signorina Wright ormai non sta più in piedi. Cazzo. Lasciami il tempo di leggere. Lei e le sue accuse sono certamente nate dall'inferno. Obiezione! Davvero? La signorina Wright è Dio? Perché penso... che you're the one with... Ah, perché penso che sia lei quello con un ticket per cercare di incarcerare una ragazza innocente. Procuratore Sadmaddi, ma sta bene? Per quanto riguarda il vero colpevole, è qualcuno che sapeva come sarebbe dovuto andare lo spettacolo, ma non ha potuto vederlo effettivamente. È qualcuno che ha avuto la chance di contaminare la scena del crimine subito dopo l'incidente. E quell'unica persona che coincide con questa descrizione è lei, Roger Retins. Tutti i segreti dei suoi trucchi sono stati svelati. E con nemmeno più un trucco su per la sua manica, temo che il suo spettacolo sia stato cancellato, permanentemente. Tutti i miei segreti sono stati rivelati. Tu dici? Non farmi ridere, ragazzo. La mia è vera magia. Non ci sono segreti da rivelare. Ammirate, signore e signori, il vero potere del grande Mysterious. Ammirate la magia più grande della Troupe Grammarie. Bruciate. Crolla. Fallisci di fronte alle mie fiamme. Il grande Mysterious porterà tutti voi alla vostra sconfitta. E ora, per l'erede finale della Troupe Grammarie, adesso tu... Bruce...
No! Tutto ciò non è corretto! No! Non ho fatto niente di sbagliato, no! Non è colpa mia! Non sono io da incolpare! Sono io la vittima qui! Che cosa? Basta! No! Maledetti! Gramari! Maledetti siano i Gramari. È tutta colpa loro. Anche adesso mi hanno ferito. Che siano maledetti fin nel profondo degli abissi! Ci odi davvero così tanto? Davvero il tuo odio è così profondo? Così profondo da uccidere un uomo innocente? Sì, è così. Non hai idea di quali umiliazioni ho dovuto patire. Tuo nonno, Magnifica Marie, mi ha cacciato dopo essermi ferito mentre praticavo la mia magia. Ha detto che non ero abbastanza esperto, che avrei potuto fare un casino sul palco. Mi ha cacciato fuori dalla troupe solo perché era preoccupato della sua reputazione. Sin da allora ero soltanto un ragazzo. Sin da quando ero un ragazzo, il mio sogno era soltanto quello di diventare un grande prestigiatore. Ma quel Magnifi mi ha rubato questo sogno. Ma non è una buona scusa. Non è un buon motivo per fare qualcosa di così malvagio. La magia dovrebbe rendere la gente felice, non essere usata per compiere un omicidio. Qual è il problema? Ho soltanto usato ciò che avevo a disposizione, tutto qui. Ho capito. Questo comportamento nei confronti della magia è il motivo per cui mio nonno ti ha cacciato. Tu non ti meriti di essere definito un mago. Non merito. Non so niente di tutto ciò. Dopotutto, sei stata completamente rapita dalla mia magia, non è così? Se non fosse stato per quell'avvocato, tu adesso saresti già in prigione. Hai ragione. Non sono riuscito a vedere oltre i tuoi trucchi. Vedi? Quindi alla fine la troupe Gramari è stata sconfitta dal grande Mysterious. Non hai alcun permesso di rimproverarmi sì, guardandomi dall'alto. Trossivrite. Non ti meriti nemmeno di essere definita una maga. Tu, ingenua. Greenhorn, non so cosa vuol dire. prenditi questa, Gramari. Hai perso. Se qualcuno ha bisogno di imparare di arrendersi e andare avanti, è questo tizio qua. Questa corte è la mia prigione e possono bruciare nelle fiamme della mia creazione. Uccere! Prendete il signor Retins e portatelo via. E portate anche un estintore, giusto per essere al sicuro. Sembra che abbiamo raggiunto la fine. Sento come se ho appena assistito a un grande spettacolo di magia. Beh, ci è mancato poco. Ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Perché Trussi sembra così giù di morale? Signor Wright? Signorina Bright? Sì, vostro onore. Sto per annunciare il mio verdetto. Potrei vedere quel suo splendido sorriso
quel sorriso di una vera intrattenitrice mentre lo faccio. Che tesoro, il giudice! Ma che carino! Sì, vostro onore. Ora, questa corte dichiara l'imputata Trucy Bright non colpevole. La corte si aggiorna. Grazie, grazie per tutto, Polly. Oh, Trucy, grazie a Dio! Sì, perché Atena è europea. Ora possiamo finalmente riaprire il tuo show domani, proprio come pianificato. Sì, è tutto grazie a voi due. Oh, ma ora che il signor Mysterious se n'è andato, dovrò trovare qualcuno che lo rimpiazzi. Non mi piace il modo in cui mi sta guardando. Trucy, mi dispiace di tutto. Ehi, per cosa ti stai scusando? Roger Retins ci ha usati, siamo vittime noi. Ci ha anche resi complici di un omicidio. Ma Betty, dobbiamo prenderci una qualche tipo di colpa per questo, lo sai? Anche se non siamo state noi a pianificare l'omicidio del signor Mystery, abbiamo cooperato con lui. È tutta colpa mia, non è vero? Nessuno di voi due deve essere incolpata. L'unico che è nel torto è la persona che ha usato la sua magia per commettere un omicidio, Roger Retins. Pensi che non lo sappia? Di quello che vuoi, ma non pensare per un secondo che ancora non ti odi. Che tsundere che è. Immagino che davvero mi odi. Ma Betty, perché? Un tempo eri una così grande fan di Trucy. Ehi, sta zitta! Ti ho detto che l'ho sempre odiata. Davvero? Ma se non avessimo visto lo show di magia di Trucy, non avremmo mai cominciato a diventare dei maghi professionisti, non è così? Parla per te! Ma Betty, hai ancora il suo autografo da quel... Zitta! Lei si stava comportando in questo modo per tutto questo tempo perché segretamente ammira e ama Trucy? Una tsundere, ma proprio fino in fondo. Wow, Trucy. Non sapevo che... that being the best... Non sapevo che essere il migliore potesse essere così duro. Forza, Bonnie, ce ne andiamo. Dobbiamo ancora prepararci per lo spettacolo di domani. Sei davvero esaltata di esibirti di nuovo con Trucy, non è vero? Non è così! Zitta, stupida! Polly, tu pensi davvero che io sia Greenhorn, avevate detto che era? Non è cornuta, pivella. Una pivella ingenua. Eh? Non esiste. Non starà. Dopotutto, sei completamente stata rapita dalla mia magia, non è così? Se non fosse stato per quell'avvocato lì, ora saresti già in prigione. Hai ragione, non ho visto oltre i tuoi trucchi. Vedi? Quindi alla fine la Troop Grammarie è stata sconfitta dal grande Mysterious. Non ti puoi permettere di giudicarmi, Trucy Bright. Non ti meriti nemmeno di essere definita una prestigiatrice, tu, pivella ingenua. Trucy, non dirmi che stai prendendo sul serio ciò che ha detto il signor Retins. Beh, forse un pochino. Non ho visto oltre i suoi trucchi. Mi sono lasciata rapire dalla sua magia. Io non riesco più a credere in me stessa. No, tesoro!
Forse aveva ragione a definirmi pivella. Non dovresti prendere così sul serio le sue parole. Non sa nulla di te. Ah? Eh? Sei una splendida maga Gramari. Dovresti essere orgogliosa di te stessa. Grazie, Apollo. Ma che cosa te lo fa dire? Io so che sei una grande maga Gramari per via di questo. Ecco! Il taccuino di mio nonno. Il credo dei Gramari. Un vero intrattenitore porta sempre un sorriso sul suo volto. Quando hai eseguito il tuo spettacolo in aula oggi, hai mostrato la tua dedizione al credo della troupe. Anche nonostante tutto quello che ti stavi passando, hai mantenuto il sorriso sul tuo volto e ti sei conquistata la folla. Sei tutto ciò che i Magnifi potevano sperare in un erede. Una grande maga, Trusi. Una grande maga? Io? Lo sei davvero. È per questo che non ti devi preoccupare per ciò che ha detto il signor Retins. Oh, Polly, grazie. Eppure, non ce l'avrei mai fatta senza di te. Avrei perso la lucidità e sarei rimasta sola lassù. Ma sono stata capace di tornare a sorridere grazie a te. Spostala! Io? Ricordo quello che mi hai detto quando ero... Sì, al detention center. Dopotutto, tu sei sicura di aver scambiato le spade, giusto? Sì, ricordo di averlo fatto. E allora io so che non è colpa tua, Trusi. Ma come puoi dirlo? Non abbiamo alcuna prova che non sia stata io. Cioè, so che sei un grande avvocato, Polly, ma io credo in te, Trusi. Io credo nelle tue capacità come mago professionista. Quindi dimostrerò la tua innocenza, non ti preoccupare. Staremo bene. Le tue parole sono ciò che mi hanno portato avanti. Baciala. Baciala, cazzo. Ma guarda, guarda quegli occhi azzurri. Quel corpo magnifico e innocente. Innocente come te, innocente come il verdetto di oggi. Guardala nei suoi profondi occhi azzurri e dirgli che l'hai sempre voluta, che l'hai sempre amata. Baciala, amala. Phoenix sarà d'accordo. Phoenix sarà più che d'accordo. Perché tu sei il suo apprendista e lei è sua figlia. Non esiste coppia migliore. Tranne Miles Edgeworth e Franziska Von Karma, che per me è top quality ship di Phoenix Wright. Apollo, grazie dal profondo del mio cuore. Ora posso essere tutto ciò che ero destinato ad essere. Il sorriso sincero di Trusi è la cosa migliore del mondo. Sono contento che sia riuscito a farlo tornare. Emma, tesoro, ciao! Emma? Mi dispiace un sacco, Trusi, per tutto. Ma perché? Beh, non sono stata in grado di convincere il procuratore Sadmaddi che persona buona tu fossi. Ma guarda che... Guardala! Cosa le devi dire? Guarda che carina, cazzo! E ho dovuto anche testimoniare contro di te. Non hai niente per cui scusarti. Stavi solo facendo il tuo lavoro. Tu sei troppo gentile. Oh, non so... Non so, riguardo... C'è qualcosa che non va, Emma. Oh! Procuratore Sadmaddi, che cosa ci fa qui? Detective Sky? Sì? Richiedo la sua esperienza forensica per poter chiudere questo caso. Forza, andiamo. Aspetta, procuratore Sadmaddi! Il processo è finito, signor Justice. Io e lei siamo di nuovo degli estranei, con nessun motivo per interagire. Estranei? Ha davvero... Si è davvero dimenticato tutto di me? Cosa?
Sei davvero cambiato, Nayuta. Dirmi di arrendermi e cose simili, ma che ti è successo? Oh, anima impura di avvocato. Non ho niente da dire, agente della tua risma. Sei serio, Nayuta? Ora, se volete scusarmi. Apollo e Nayuta si conoscono. Ed ecco che se ne va. Ma che diavolo è stato tutto ciò, Apollo? Come conosci il procuratore Sadmaddi? Diciamo che è una vecchia conoscenza. Conoscenza? Sembrava un po' di più di quello. Già, beh... Non ti piace parlare del tuo passato, non è vero? Perché tu cambi sempre argomento. Io... immagino... che... dovrò dirglielo prima o poi. Ma per adesso... Forza! Dimentichiamo il passato e celebriamo il futuro di Trusi. Certo, se lo dici tu. Ehi, è il signor Wright. Mettilo in viva voce, Apollo. Pip. Come va, signor Wright? Apollo, come sta Trusi? Che cosa è successo al processo? Hai ottenuto un verdetto di non colpevolezza, vero? Signor Wright, si calmi, rallenti. Va tutto bene. Ciao, papà. Sto bene adesso. Ha ottenuto una non colpevolezza in un modo veramente drammatico. In più, abbiamo salvato l'ufficio. È stata una grande vittoria per Apollo. È un bel sollievo. Non so come ringraziarti, Apollo. Dagli in sposa tua figlia. Ora so di poterti fidare... Ah, sì. Ora so di poterti affidare il fortino in qualsiasi momento. Io? Davvero? Sì, tu. Sei... Ormai sei un avvocato a tutti gli effetti, ai miei occhi. Un avvocato a tutti gli effetti? Ancora non riesco a realizzarlo. Grazie a Dio sei stato in grado di occuparti di tutto. E grazie a te, Apollo. Non c'è bisogno di arrivare così in là, capo. Specialmente non di fronte a tutti. Oh, e comunque, non sarò in grado di farcela per lo show di domani, quindi spero che ce la facciate voi. Lo farete per me, non è vero? Oh, ma certo, non mancheremo per nulla al mondo. Pip. Manco ciao. Un avvocato a tutti gli effetti. Quindi, papà... ti ha chiesto di venire allo spettacolo di domani, eh? Come mio assistente, giusto? No. Mi ha chiesto soltanto di venire a fare il tifo per te. Ok, allora mi assicurerò di prenotare per voi i posti migliori, Polly. I posti migliori? Lo apprezzo davvero, ma... Bene, allora hai deciso. ...29 aprile. Obiezione! Lo dovevo immaginare. No, che era questo che intendeva! La ragazza magica Trusi Wright ora eseguirà la sua più grande illusione. Non ci sono trucchi o inganni qui, signore e signori. Questa è vera magia. Aspettate un minuto. No, stai scherzando, vero? Questo è un trucco e un inganno, giusto? Cioè, non sono troppo giovane per morire! Adesso, signor Cappello, sai che cosa fare con quella spada? No, aspetta, ferma! No! E questo è tutto per Trusi in Grammarly Land. E questo è come è finito Trusi in Grammarly Land, con una splendida... Sì, con i botti. On a high note significa tipo... con un magnifico climax, con un grande fine alla sorpresa, con un grande applauso. E Polly che urlava a squarciagola. Che diavolo di finale è? Finito, signori. Finito anche il secondo caso di Phoenix Wright Ace Attorney
Spirit of Justice.